È in programma da venerdì 29 settembre a domenica prossima 1 ottobre nell'ex ospedale della Pace in via Tribunali la quarta edizione della fiera Ricomincio dai libri. Tre giornate dedicate al libro e all'editoria con presentazioni, dibattiti, incontri con gli autori e numerose attività che animeranno via Tribunali anche nell'area esterna alla struttura pedonalizzata per l'occasione. Un importante appuntamento culturale per la prima volta a Napoli che ci ha aiutato anche a intervenire come mai in una parte meravigliosa della nostra città, la parte bassa dei tribunali, che per tre giorni sarà completamente pedonalizzata, e quindi ci è piaciuto come amministrazione comunale dalla strada immaginare un percorso culturale che può portare ai luoghi della rassegna, dei luoghi animati da giovani, dall'amore per la letteratura, per l'editoria e non solo, quindi un grande appuntamento da vivere appieno. La manifestazione presentata questa mattina in sala giunta alla presenza degli assessori ai giovani e alla cultura e dei presidenti delle associazioni organizzatrici prevede anche workshop di scrittura creativa, laboratori ludico-teatrali per bambini, corsi di poesia e momenti musicali. Sarà la nuova Fiera del Libro di Napoli, dopo l'esperienza di Galassia Gutenberg che sappiamo essere tramontata da un po' di tempo, e adesso quest'anno siamo riusciti finalmente a riportarla qui grazie all'aiuto delle istituzioni che ci stanno supportando e del nostro sforzo che è veramente importante. La sala principale della manifestazione è occupata da più di 30 stand di case editrici, campane e non di tutto il territorio nazionale, e avremo poi una serie di incontri costanti con sia ospiti di riguardo, da Pino Imperatore a Maurizio Giovanni, a Valeria Parrella, a Emiliano Fittivaldi che verrà a parlare delle sue nuove inchieste sugli scandali in Vaticano e tanti altri, incontri con autori delle singole case editrici e poi laboratori che varie associazioni proporranno per animare tutta la struttura dell'ospedale della Pace. Apre un anno che avrà proprio il libro al centro e così porteremo al massimo dell'espansione possibile con un grande impegno, un'attività appunto che ha visto Napoli dopo un periodo di crisi drammatica che aveva destato un grande allarme, riscoprire il libro e la lettura come strumento fondamentale per avviare una via di ripresa e di riscatto civile. Quindi un anno dedicato al libro che culminerà nel Maggio dei Monumenti che abbiamo scelto di dedicare a Giambattista Vico. La Fiera del Libro nell'ex ospedale della Pace ospiterà inoltre una mostra d'arte sulle quattro giornate di Napoli a cura dell'ANPI.